Buonasera a tutte e a tutti dal Circolo dei Lettori di Torino. Nell'ambito della rassegna Desiderare il mondo, presentiamo il romanzo di Martina Merletti, Ciò che nel silenzio non tace. Un romanzo importante, denso e stratificato. Complesso, si fa fatica a crederla un'opera prima, ma dell'opera prima ha la freschezza di certe pagine che si addentrano, per esempio, nel paesaggio, nella natura. E molti sono i personaggi e diversi i piani temporali. Una, la storia, che però ha tante diramazioni, quanti sono appunto i personaggi. Colpisce la naturalezza con cui Martina Merletti innesta l'invenzione letteraria su una base storica, solida e documentata. Sulla ricerca della verità, di una verità, nel pezzo più tragico della storia del Novecento. Ciò che nel silenzio non tace è dunque l'intreccio tra una costruzione letteraria e la storia con la S maiuscola. Due sono i momenti da cui si origina a cascata la trama. Il primo è l'agosto del 1944, in cui una suora nel braccio femminile del carcere di Torino, Le Nuorve, parla in segreto con una detenuta politica che sarà poi deportata. Le parla della possibilità di far uscire dal carcere il suo bambino di pochi mesi, nascondendolo nel carrello della biancheria sporca che di solito i tedeschi non controllano. Molte pagine più avanti Martina scriverà: chissà se le capitò mai di comprendere che separandosi si erano salvati entrambi. L'altro momento è l'ottobre del 1999, in cui una donna parte per un viaggio in moto alla ricerca di questo fratello che non sapeva di avere. La donna è Ayla, il fratello è quel bambino che fu fatto uscire dal carcere in quel modo. E chiederei a Martina di cominciare leggendo proprio le pagine iniziali. Sì, buonasera a tutte e tutti, buonasera Donatella, grazie anche al circolo di questa ospitalità e sono molto onorata e emozionata di essere qui stasera con te, con voi e parto con la lettura. Il rosso del vino sulla pezza bianca. Guarda la madre, le chiede: "Posso?" La donna le porge il neonato. Ha negli occhi, alla luce scarna che pende dal soffitto, una riconoscenza nei confronti della quale la suora prova vergogna, forse pudore, sicuramente rabbia. Qualcosa di cui non vuole essere oggetto, che non ha cercato e che non cercherà. "Vuoi farlo tu?" chiede. La donna solleva a mezz'aria la mano magra, poi si ferma. Allora la suora avvicina il fazzoletto alle labbra grigie, piccine, e preme. Preme con la delicatezza di chi ha deciso di dedicarsi al mestiere della cura, con la decisione di chi, suo malgrado, ha dovuto imparare a non esitare. Non guarda la madre, tende l'orecchio. La cella è stretta. Dalle mura del carcere trasuda il freddo notturno, sotterraneo, impietoso, un freddo che tutti ricorderanno. Fuori le guardie, stivali alti, strizzano gli occhi per frugare al deserto scuro di Corso Vittorio, le fronde degli alberi immobili contro i palazzi spenti. Si accendono una sigaretta,
Battono i talloni uno contro l'altro nel tentativo stanco di tenersi svegli. Di giorno i loro passi penetrano nei cortili. Salgono come un'onda per poi, verso sera, ritirarsi, portando via gemiti, lamenti soffocati e mugugni, tonfi di corpi contro le superfici. Corpi. I corpi sono una faccenda scabrosa in quel luogo. La suora tiene la pezza premuta e la donna osserva. Entrambe mute, entrambe immobili, si ritrovano inaspettatamente libere in quel momento necessario dalla paura dei tedeschi e dal trascorrere del tempo. Nella segretezza la donna indugia sui capelli fini che rigano la testolina del neonato, sui rigonfiamenti delle piccole mani sotto le fasce strette e sulla macchia scura che si allarga sulla stoffa bianca. Attendono le due donne, il silenzio del freddo premuto contro le orecchie giù, in fondo alla gola. Quello, sì, deve essere il rumore della guerra, pensa la suora, e quando sente le membra del bambino rilassarsi, solleva la pezza e con un angolo bianco gli asciuga il viso. Poi, faticando a trovare la giusta quantità di carne sotto la pelle, gli pizzica un braccio. Nessun vagito, nessun movimento. Dà un'occhiata all'orologio da polso. Dovrebbe passare di lì a poco. Così è stabilito, così tenteranno. La donna le porge un foglio ripiegato che lei infila nella tasca cucita all'interno del saio. Sta accarezzando il neonato sulla guancia quando lo sferragliare del carrello invade il corridoio. Tre tocchi sulla porta. La donna cerca il suo sguardo. La suora, il neonato tra le braccia, si stacca dall'ombra. Fatti coraggio, figliola, dice. Loro hanno i giorni contati. Grazie Martina per la lettura di questa pagina così intensa. Grande protagonista del tuo romanzo è il silenzio, a partire dal titolo. Tutte le persone coinvolte tacciono la verità, la omettono. Persino la donna che cresce, questo bambino, che riceve suo malgrado, dopo l'avventurosa uscita dal carcere, si riferirà sempre al suo arrivo chiamandolo, il fatto. Ecco. Ti volevo chiedere, proprio questo, le diverse declinazioni del silenzio nei vari personaggi, quindi la madre, diciamo, adottiva, la madre Elda, che è questa di cui ci hai appena, letto, il momento proprio, di questa inconcepibile separazione. E le suore stesse. Diciamo che sì, esistono forse diversi tipi di silenzio nei miei personaggi. C'è un silenzio che è forse un silenzio di protezione e anche di, in qualche modo, forse maturazione di quello che uno ha vissuto, delle emozioni che prova, ed è un silenzio che forse preclude, che, come dire, rende possibile poi il parlarne in un secondo momento. Il rischio di questo silenzio per molti dei miei personaggi è quello che poi si trasforma invece in un silenzio di solitudine, cioè un silenzio da cui non si riesce più ad uscire perché il dolore è troppo grosso, perché la vergogna è troppo grande, perché la ristrutturazione identitaria che parlare di certe cose richiederebbe diventa troppo faticosa. Cioè, il personaggio di Elda in particolare è forse un personaggio che tace perché il dolore è enorme e in qualche modo però allo stesso tempo è un personaggio che nonostante il dolore che ha vissuto c'è qualcos'altro dentro di lei che non riesce a tacere, che è forse il senso di giustizia profondo, di ribellione, per cui anche quando si trova poi a questa manifestazione in cui a Firenze un ragazzo omosessuale viene insultato, è più forte di lei, lei non riesce a stare in silenzio di fronte all'oltraggio subito da un'altra persona, no? E, il silenzio invece di sua figlia, Ayla, è un silenzio prima di tutto forse subito, nel senso che lei scopre che c'è stato un silenzio di cui non era a conoscenza e si chiede anche se è un silenzio voluto, cioè visto che
Sua madre scompare in maniera prematura ed improvvisa, soprattutto per lei c'è questo tema di dire chissà se prima o poi me l'avrebbe detto quello che era accaduto nella sua vita e che mi aveva preceduta in quanto figlia anche. E dall'altra è un silenzio che lei decide di rompere quasi subito, fuori dalla sua sfera privata però. Quindi fuori dalla sua sfera privata lei decide di mettersi alla ricerca delle persone che lei non conosce ma che possono aiutarla a ricostruire ciò che è accaduto perché hanno incrociato sua madre nella loro vita. Nella sua sfera privata con la sua compagna Giulia, invece, ci mette più tempo. Ci mette più tempo forse proprio perché ha bisogno, cioè è in difficoltà nel gestire l'emozione che questo crea. Non sa neanche bene lei come si sente rispetto a questa scoperta che lei fa. E al modo in cui, come dicevo prima, la ristruttura come figlia, come donna, come anche nella sua morale, nella sua etica, nel suo posto nel mondo. E mettere in relazione questa ristrutturazione con la persona che ama e con cui condivide la vita è più difficile, paradossalmente. Quindi lei rischia a un certo punto di perpetrare quel silenzio perché si sente terribilmente in colpa, perché lei sta andando avanti con le ricerche, ma non mette a parte Giulia per un lungo periodo di questo, però alla fine riesce a romperla, questa cosa qua. Lei è colei che uscendo dal silenzio innesca effettivamente poi la catena che permette a tutti i personaggi che hanno qualcosa da dire di farsi avanti, cioè di cogliere quell'occasione di redenzione forse che il silenzio rischiava di far sparire. Certo, e poi c'è il silenzio della madre adottiva. Quello è un silenzio molto, molto scuro, molto oscuro forse. È un silenzio intriso di pudori, di vergogna, di morale, intesa però nel senso, come dire, il giudizio del paese, delle voci, di una morale interiorizzata che non capisce nemmeno se è sua o meno. Ed è un silenzio arrabbiato, arrabbiato. Arrabbiato e anche molto difensivo, anche rispetto alla storia, parliamo sempre della grande storia che le sta capitando accanto, addosso e da cui vuole a tutti i costi restare fuori. Lei, diciamo, fa parte di quella che è la zona grigia, no? Di quelle che è stata la stragrande maggioranza degli italiani durante il fascismo, durante la guerra, cioè di coloro che, pur senza dichiararsi entusiasti sostenitori del regime o dell'ingresso nel conflitto mondiale, non hanno preso posizione contro e hanno sperato di continuare a fare la loro vita illesi, sperando che, insomma, non prendere una posizione né da una parte né dall'altra potesse in qualche modo salvarli e conservare la pace domestica, no? E lei lotta disperatamente per conservare questa sua, come dire, questa sorta di ignavia, di pensare di non poter prendere una posizione e la storia costantemente facendola sfollare, poi presentandole una serie di dilemmi, le impedisce di farlo. E lei è molto arrabbiata per questo, perché pensa di aver già sofferto abbastanza, di aver già sacrificato abbastanza, di aver già dato abbastanza. E alla fine quello a cui arriva è forse la consapevolezza che lei abbia in realtà in questo tentativo disperato di non scegliere mai, abbia sempre scelto, perché anche quando pensiamo di poter non scegliere, in realtà con le azioni che decidiamo di compiere o non compiere, una posizione bene o male la stiamo prendendo. E quindi Teresa forse è anche un po'. Io la vedo alla fine, pur essendo il personaggio più grigio, più scuro, è forse il personaggio a cui io ho tenuto di più perché rappresenta un po', cioè credo che ognuno di noi abbia una Teresa dentro che spinge per non immischiarsi, per non mettersi nei guai, per rimanere al sicuro, per non prendere una posizione. E in qualche modo saperlo, conoscerla, prendersi cura di questa Teresa e dire andrà tutto bene, possiamo esporci, possiamo dire la nostra, possiamo essere attori nel mondo, sia il modo migliore per evitare di ritrovarci in quella zona grigia che un po' ci appartiene, è dietro l'angolo un po' per tutti noi. Ecco, io personalmente sono terrorizzata all'idea di ritrovarmici, mi chiedo sempre in un momento così drammatico come è stato
il Novecento, da che parte sarei stata in grado di schierarmi, ecco. E però è molto toccante appunto l'ambivalenza di questa donna, perché è vero che si difende in ogni modo e cerca di stare fuori, ma comunque cresce questo bambino, quindi, come hai detto prima, decide di non scegliere, ma sceglie in ogni giorno della sua vita, a partire da quell'arrivo che lei continuerà sempre a chiamare il fatto. E volevo chiederti ora qual è stata per te la pietra d'inciampo, come sei entrata in questa storia su cui poi hai costruito il tuo. Diciamo che il primissimo inciampo è stato scoprire la storia e l'esistenza di Suor Giuseppina De Muro. Ero ad una visita nel carcere Le Nuove di Torino nel 2015, che tra l'altro è una visita che consiglio a tutti i torinesi e non, perché è veramente un luogo incredibile, pieno di storia, le visite sono bellissime. E vengono raccontate moltissime storie durante queste visite, e quella che a me ha colpito in maniera particolare era questa qua che riguardava Suor Giuseppina, che ha portato avanti moltissimi gesti di solidarietà, di coraggio nei confronti dei detenuti più disparati. E effettivamente a me questo qua in particolare, questo gesto che io ho immaginato anche così, come dire, visivo. Dell'addormentare il bambino con questa pezza, è merito anche e soprattutto forse della guida che me l'ha restituito in questo modo così appassionato, è stato qualcosa che a me è proprio risuonato in maniera molto forte dentro, emotivamente. Certo non pensavo, ecco, di arrivare a scriverci un libro, però quando l'ho sentito c'è stato qualcosa effettivamente di forte dentro di me, di risonanza. Certo, sicuramente una risonanza profonda, perché difficilmente si esce da una visita a un museo e si inizia a scrivere un romanzo, quindi possiamo immaginare che questo racconto della guida ti abbia toccato delle corde profonde. Sì, devo dire che io non... è qualcosa che io sto forse realizzando adesso, nel senso che non sono sicuramente una di quelle persone che capisce qualcosa e poi allora scrive per spiegarlo. Forse non sono nemmeno una di quelle persone che mentre scrive capisce, ma sto iniziando adesso in questa fase di promozione, di interazione con i lettori e le lettrici a domandarmi effettivamente perché. Ho scritto quello che ho scritto, perché a un certo punto, mentre scrivevo, era quasi come se scrivesse al servizio dei miei personaggi, al servizio della storia. Non mi sono mai chiesta quale fosse, l'obiettivo o il motore, profondo. Quello che mi viene in mente, pensando al gesto di Suor Giuseppina, è che c'è sicuramente una radice etica, morale profondissima. Che a me ha colpito e che mi appartiene, nel senso che in qualche modo la militanza, il chiedersi che cosa è giusto, il come comportarsi in situazioni eticamente complesse o materialmente complesse, è qualcosa che mi ha sempre affascinato tanto. Però c'è anche da dire che chi si appassiona a queste vicende anche sociali ne incontra tanti di esempi di questo tipo, no? E quindi il perché proprio questo può essere dato anche dal fatto che in questo gesto c'è una compresenza di due elementi che io trovo straziante e complessissima, che è da una parte il fatto che in un gesto di dolore estremo come l'abbandono, la separazione tra una madre e il suo neonato, ci sia al tempo stesso la speranza, cioè convivano questi due elementi, c'è cioè la speranza, il futuro, la libertà, la possibilità di salvarsi, no? E questo nodo, cioè laddove c'è così una contraddizione così profonda, secondo me poi interviene anche il silenzio, cioè la difficoltà di esprimerla, la difficoltà di elaborarla, la difficoltà di mettere a sistema una cosa del genere.
E lì probabilmente ha toccato dei miei nodi, nel senso che di mia storia familiare, di mia attitudine. Io, come forse molte altre persone, pur avendo appunto un impegno politico di un certo tipo, ho sempre staccato un po' l'aspetto emotivo, cioè l'aspetto emotivo è sempre stato qualcosa più di privato che facevo fatica ad esprimere nelle mie relazioni, sembravo sempre molto dura e infatti, forse anche la letteratura, la poesia era qualcosa a cui io dedicavo questo aspetto privato, no? E la possibilità quindi di condensare questi due aspetti, cioè l'aspetto morale, etico e l'aspetto di indagine emotiva, umana, è stata per me l'occasione di tenere insieme dei pezzi che altrimenti nella mia vita privata forse andavano, e in parte ancora vanno, perché ci sto lavorando in direzioni, su binari paralleli, no? Ricordo che una delle prime sedute che feci con la mia psicoterapeuta, le dissi: "Ah, io faccio quello, faccio l'altro, ho questo interesse, e ho lavorato qui, là", e lei mi disse: "Vedo tanta ricchezza in questo tuo essere eclettica, ma anche tanta fatica." Ed effettivamente, ho sempre faticato molto a tenere insieme i pezzi, mentre scrivere questa storia, io non l'ho sentita questa fatica mentre scrivevo questa storia, c'era come se tutti i miei pezzi si condensassero e precipitassero in questa storia qui. E quindi Certo. forse questo gesto teneva un po' insieme tante cose, ecco. Anche alla lettura non si sente assolutamente la fatica, ma si sente il grande lavoro che c'è dietro. E tornando sempre a questa scena intensissima, tu poi la riprendi molto più avanti nel capitolo 64, in cui vediamo questa scena veramente toccante di solidarietà, di complicità tra le due suore e la madre che è costretta a fare questa cosa terribile, ad accettare, a compiere questa separazione, ma non è sola. Ci sono accanto a lei queste due suore, due figure meravigliose. Normalmente siamo abituati a vedere le suore in tutt'altro modo, no? Personaggi un po' fuori dal mondo, certamente lontane dal mondo. Di una femminista come te, no? Mi viene da dire. Invece, sono così, forti, solidali, complici. Se mi permetti, leggo queste tre righe proprio nel momento difficilissimo, perché non si sa se andrà a buon fine, mettere il bambino nel carrello della biancheria, non si sa se veramente è ben addormentato, se non piangerà. Ecco, prega Suor Giuseppina per la forza della giovane suora affinché non la tradisca un tremore nella voce, un incespicare nel passo, affinché indossi sempre la fierezza, gli occhi di chi non ha nulla da nascondere, non la morte da temere. E poi qualche rigo oltre, Suor Emma passa oltre, un invisibile cenno d'intesa. Allora Suor Giuseppina ripercorre il corridoio, le caviglie gonfie e scure sotto il saio. Si ferma davanti alla cella della madre, ce l'abbiamo fatta. Ecco, anche questo un passo bellissimo. E vorrei invece ora tornare sul personaggio di Ayla. Anche lei inciampa in questa storia dopo la morte della madre, mettendo in ordine, trova questo documento e scopre quindi l'esistenza del fratello
di cui la madre non le aveva mai raccontato in vita. E allora, ecco, scopre una madre diversa, sconosciuta. Com'è sapere che Elda le ha taciuto una parte così importante della sua vita? Quanto rumore fa a posteriori questo silenzio? È un rumore, come dire, che forse in realtà trova spiegazioni aggiuntive, nel senso che lei poi ripensa nell'arco del romanzo a dei momenti topici del rapporto con sua madre, e forse alla luce di questa scoperta si spiega tante più cose, nel senso che lei, non è, sua madre non le aveva tenuto nascosta l'esperienza di deportazione. E quindi lei già aveva, come dire, del materiale con cui leggere la peculiarità di sua madre. E questo le apre uno spiraglio in più, cioè le apre la possibilità di comprendere e forse essere anche meno dura rispetto ai comportamenti così poco ordinari della madre con cui è cresciuta. E però le apre anche, come dire, sua madre, come forse accennavamo prima, rimane comunque una lottatrice, no? Non viene fiaccata comunque dall'esperienza della deportazione in questo campo. E quindi appare come comunque dura ad Ayla, come difficile, come riottosa. E solo veramente nei piccolissimi accenni lei ha delle tracce anche del dolore, di qualcosa di più intimo. E questa, scoprire questa cosa apre una complessità anche, un'altra dimensione su sua madre, una capacità di accoglierla e di rendersi conto che forse ha taciuto quello che ha più sofferto. E che dove forse non è mai guarita completamente, neanche avendo una nuova esperienza di maternità in cui ha sicuramente messo tutto il suo amore, ma di cui ha taciuto. E io devo dire, non so, se sarebbe mai riuscita a dirglielo. Io questo non lo so, nel senso che se lo chiede Ayla, ma me lo chiedo anch'io. Mi chiedo se è qualcosa se si è tenuto nascosto per così tanto tempo, poi si riesce a un certo punto a dichiarare, ad esperire, a mettere nel campo, o se andava bene così. Cioè. Ma io credo che sia molto comune, anche per molto meno, questo tema del rinvio della verità tra madre e figlie e figli. È come spesso, è come se ci fosse un tempo infinito davanti e prima o poi pensiamo magari che ci sarà la possibilità di dirlo, ma quando evidentemente i contenuti sono così dolorosi e difficili da affrontare, si tende sempre a procrastinare quel momento e poi magari non arriva mai. Comunque volevo citare una tua bellissima definizione di Elda. A un certo punto dici che solitaria e disperatamente bisognosa di affetto, focosa e ferita. E anche a proposito di questo silenzio, in realtà ci sono vari momenti in cui tu ne parli. A pagina 121, per esempio, si parla della protezione di un faticoso equilibrio psichico raggiunto, e poi invece in un altro momento si parla del silenzio di chi sa di non essere creduto, e questo ha riguardato tantissimi deportati che hanno poi deciso o sentito di non voler parlare.
Volevo adesso andare magari su altri temi, per esempio sulla tua scrittura del paesaggio che mi ha molto colpito per la profonda corrispondenza tra paesaggio e chi lo percepisce. C'è un passaggio che ti chiederei di leggere, brevissimo, a pagina 143, in cui veramente sentiamo il paesaggio attraverso gli occhi di Giacomo, che mi sembra sia il personaggio più giovane del romanzo, no? Sì, è il personaggio che un po' forse rappresenta anche la speranza per il futuro, è quello che alla fine forse non tace mai, non tace la sua voglia di disegnare, non tace il suo affetto per lo zio, lui è la nuova generazione che forse riesce a tenere insieme tutti i pezzi, no? E, vado con la lettura. L'anno prima, a un'ora di cammino dall'altopiano, un grosso cervo maschio era uscito dal bosco e si era fermato ai margini di una radura, così vicino che lui e lo zio erano riusciti a vedere la peluria che cresceva alla base dei palchi. Il cervo li aveva fissati per qualche minuto, poi, con passo lento e maestoso, era tornato nel suo regno, lasciandoli pieni di meraviglia e di un confuso senso di inadeguatezza. Arrivati in cima, zio Gil aveva tirato fuori i panini e la tavoletta di cioccolato. Avevano mangiato senza far rumore. Dopo aver bevuto e nuovamente riempito le borracce di latte ammaccata, erano ridiscesi lentamente, senza dire una parola. Ecco qui un altro silenzio, ma completamente diverso. Direi qui non c'è il vuoto, non è un omissis, un non detto come tutti gli altri, ma è un senso di pienezza che non ha bisogno di essere commentato. E volevo chiederti anche, Martina, perché una cosa che mi interessa e mi piace moltissimo, una vera passione per le persone che studiano una cosa e poi ne fanno un'altra completamente diversa, ma perché penso che ci sia sempre un principio dei vasi comunicanti poi le varie componenti della nostra vita. Ecco, quindi volevo chiederti la relazione tra i tuoi studi di Agaria e la tua frequentazione invece della letteratura, poi. Ma io allora diciamo che mi sono sì, trovata con questa laurea in agraria e sto completando il percorso poi per insegnare scienze della vita e della terra nelle scuole superiori di secondo grado. E, anche questi sono due binari che ho sempre credo abbastanza avuto, nel senso che io sono cresciuta in una famiglia non credente e quindi ho avuto la fortuna di essere lasciata libera di incanalare la mia spiritualità e credo che da subito abbia un po' preso le vie della natura, dello stupore per quello che mi circondava, i campi di grano che passavano dal finestrino quando andavamo in macchina, il germogliare, l'uscire degli insetti dalla terra. E poi più avanti, quando ho approfondito anche gli studi, la meraviglia del fatto di essere noi stessi, biologia, natura, che io, te e tutte le persone che ci stanno ascoltando 10 anni fa non eravamo fatti della stessa materia, siamo noi stessi dei sistemi comunicanti. Insomma, questa potenza delle forze naturali che per me è stata quasi un sostitutivo. Della religione e mi ha permesso anche affrontandola negli studi di vivere una certa gioia anche della scienza, cioè gli studi scientifici rispetto a quelli umanistici spesso per come io li ho vissuto hanno un tasso di gioia, anche di infanzia, di entusiasmo infantile in più rispetto a quelli umanistici e questa è una cosa che a me ha sempre affascinato tantissimo. E poi
quello che io ho preso tanto dal. Poi, appunto, io ho letto sempre poeti come Rilke, come Mariangela Gualtieri, che, come Ungaretti, che tengono insieme, no, gli aspetti. Quindi trovavo nella letteratura questa corrispondenza della complessità, della potenza del luogo naturale, anche come luogo di emozioni, di rispecchiamento di emozioni. E la cosa che ho appreso, probabilmente prima dalla letteratura, senza rendermene conto, anche dai protoecologisti americani, e poi dopo, tra i banchi dell'università, è stata l'ottica sistemica, cioè il fatto che siamo tutti un sistema, siamo tutti collegati, siamo dentro la natura e siamo noi stessi natura. E forse nel libro questa cosa effettivamente, tramite il sistema dei vasi comunicanti di cui parlavi, emerge, no? Nel senso che si riesce a lenire la sofferenza quando si fa un passo fuori dal silenzio, e fare un passo fuori dal silenzio significa mettersi insieme, condividere i pezzi. Ognuna delle donne che alla fine riesce a mettersi al tavolo e dire: sì, questo è il mio pezzo, porta un pezzo del puzzle suo, diverso. E solo incastrandoli, no? Si ha il quadro di insieme completo e si apre la possibilità di guarigione per il futuro. Dire: questo è il mio pezzo del passato, lo metto qui vicino al tuo per andare avanti. E questo forse ha molto a che fare con l'ottica sistemica che ho imparato in altri lidi, ecco. E mi ricorda anche un po', infatti mi aveva colpito tanto, il finale di Borgo Sud. Cioè, quando l'Arminuta deve pregare e alla fine prega il cosmo, le forze che fanno muovere le stelle, no? Grazie. E voglio leggere alcune righe bellissime, sempre per il principio dei vasi comunicanti, e quindi la segreta, non tanto segreta, comunicazione tra la Gaia e la letteratura. E nella tua pagina 35, Fulvio sviluppava un vero e proprio amore per le asteracee, per quel loro bottone al centro con decine di fiori tubulari fertili che si gonfiano lentamente trasformandosi in semi, e quel disco giallo che la gente chiama petali, ma che in realtà sono fiori sterili disposti radialmente al solo scopo di attirare insetti impollinatori. E adesso c'è questo, fin qui la Gaia, ora c'è questo rigo di grande letteratura. Ai girasoli non bisognava spiegare nulla, e il fatto che si prendessero da soli la briga di essere belli, che il risultato fossero quelle ligure gialle, commuoveva Fulvio. Ecco, veramente un passo magistrale. Grazie. No, grazie a te, tra l'altro chiacchierando ho completamente perso la cognizione del tempo, per cui finché non ci fermano noi continuiamo. Prima citavi qualche tuo riferimento letterario e volevo chiederti in particolare di uno che condivido con te e che metti in epigrafe, Saramago. Ho avuto l'impressione, e tu dimmi se sbaglio, che la posizione di Saramago, riguardo al rapporto tra finzione narrativa e storia ti sia stata in qualche modo da guida, di conforto nello scrivere in una maniera così assolutamente naturale, intrecciando appunto l'invenzione con le fonti e fondamenta storiche. Guarda, devo dirti la verità, quel passo di Saramago che fa parte dei quaderni di Lanzarote, io l'ho letto a scrittura ultimata. E sempre per quel processo che capisco, mesi dopo che faccio le cose, probabilmente, che cosa sto facendo, l'ho letto e ho detto:
Oh mio Dio, ecco che cosa spero di aver, ecco perché, no? Cosa spero di aver fatto. E quindi forse è più che come guida, è venuto come sistematore a posteriori di quello che avevo fatto. Durante la scrittura, invece, tutta la parte di storia, di ricostruzione del contesto storico della Torino bellica, mi è stata molto di conforto e di supporto, nel senso che io ho mi sono appoggiata su questa ricostruzione e sul fatto di, come dire, essere a servizio di questa ricostruzione per i miei personaggi e per le persone che, insomma, realmente avevano vissuto quegli anni, quelle vie, quei bombardamenti, che poi in parte erano le mie stesse vie. E infatti devo dire che forse esula un po' dalla tua domanda, ma il mio rapporto con la città è cambiato moltissimo dopo aver scritto alcuni passaggi, nel senso che mi sono resa conto di una fragilità inedita della città, del fatto che le cose come le vediamo adesso non sono scontate, sono transitorie, che c'è una stratificazione di vissuti e l'idea di avere certe parti della città così sventrate, di pensare ad una cittadinanza, così dilaniata dai bombardamenti, è stato molto intenso. Sì, volevo ancora chiederti, mentre ci avviamo alla conclusione, sempre dopo la fine del romanzo, in Fonti e Fondamenta, parli delle biografie di tre donne, che hanno vissuto e lasciato traccia della loro esperienza di prigionia e deportazione. Ecco, volevo capire da te come, quanto ti sono state vicine. Devo dire che per la ricostruzione del personaggio di Elda, per quanto riguarda la parte storica legata, diciamo, tra il 38 e il 46, mi sono state estremamente di supporto. Ci tengo a specificare che c'è una sovrapposizione. Io ho mescolato le informazioni che ho ottenuto da queste tre biografie in un unico personaggio, quindi è un personaggio che non riflette nessuna realtà storica biografica integrale. Però, come dico forse anche in Fonti e Fondamenta, io ho avuto una sorta di pudore, per cui mai, eticamente non credo che sia una posizione giusta per tutti, però io nello specifico non sarei riuscita ad inventare laddove sapevo che loro avevano vissuto la prigionia, il ritorno dal campo, e quindi hanno avuto un ruolo fondamentale, nel senso che mi sono molto appoggiata alle loro parole e le sono stata molto molto grata per aver trovato il coraggio di condividere quella che era stata la loro esperienza in modi, in contesti molto diversi, ma tutte e tre credo con un grandissimo coraggio, una grandissima dignità, che purtroppo, essendo anche donne, non ha sempre forse avuto l'eco, che avrebbe meritato. Certo, da lettrice quello che posso dire è che da parte tua si sente nelle pagine il profondo rispetto, ma anche una grande accuratezza di ricerca e anche una notevole consapevolezza dei vari piani. La realtà storica e la finzione narrativa. E niente, credo che il tempo a nostra disposizione stia per scadere. Io ti ringrazio tantissimo, innanzitutto per aver scritto Ciò che nel silenzio non tace, un romanzo a cui auguro tutta la fortuna che merita e di incontrare veramente tanti, tanti lettori. Ringrazio naturalmente il Circolo dei Lettori per averci ospitato
e tutte le persone che non vediamo, non in presenza, ma sappiamo che ci hanno seguito. Buona serata a tutti. Grazie, grazie di cuore a tutte e tutti, buon proseguimento e buone letture. Grazie.